Ciao e bentornato ai Doxy Video Podcast. L'argomento di cui parliamo oggi sono i servizi elettronici di recapito certificato e la loro applicazione a diversi casi d'uso. In un video podcast precedente abbiamo visto insieme cosa sono i servizi elettronici di recapito e come sono regolati a livello europeo del regolamento EIDAS. Oggi vogliamo approfondire come possono essere impiegati in uno scenario business e che benefici possono portare. Una delle caratteristiche principali della maggior parte di questi servizi, come recapito elettronico certificato DOCSI, è che non è necessario che il destinatario possieda una tecnologia specifica o un domicilio digitale per attestare il valore legale della comunicazione, perché l'evidenza documentale viene prodotta comunque facendo sì che tali soluzioni possano essere facilmente integrate in uno scenario business to consumer. Questi servizi possono essere utilizzati nelle comunicazioni tra aziende di diversi settori e i propri clienti finali, sostituendo alla posta cartacea o alla email tradizionale delle comunicazioni a valore legale. Questo perché il valore dei CERC non può essere disconosciuto a priori e perché essi sono idonei a fornire prova dell'invio e della ricezione del messaggio. Tante sono le possibilità e i casi d'uso dove è possibile potenziare dal punto di vista legale le proprie comunicazioni tipiche come scadenze di pagamento, preventivi, invio della certificazione unica o di comunicazioni previdenziali e fiscali e altri svariati esempi nel mondo bancario, assicurativo e delle multi-utilities. Si può pensare ad un semplice invito bonario o in un generale all'ambito dei solleciti o recupero crediti e i possibili destinatari possono essere diverse tipologie di controparti come un consumatore o anche una stessa impresa. Un altro use case è quello dei rinnovi contrattuali, ora spesso inviati tramite mail ordinaria. Con l'utilizzo di una comunicazione tramite SMS o email certificati è possibile ottenere la certezza e la tracciabilità della comunicazione senza rinunciare ad una customer experience di alto livello. Se vuoi approfondire l'argomento, puoi farlo cliccando il link in bio. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie e arrivederci ai prossimi video podcast.